mentale perché noi siamo entrati bene dentro la partita, abbiamo iniziato bene, abbiamo prodotto quello che volevamo nei primi minuti, poi c'è stato un paio di errori a livello tecnico, abbiamo perso un paio di palloni dove loro poi ci hanno costruito questo gol, da lì ci siamo un pochettino disuniti e abbiamo sbagliato di più poi quello che era il fraseggio della costruzione del gioco. Noi passiamo attraverso quello lì, non sappiamo giocare, palla davanti, lunga sulle punte perché penso non si abbiano le caratteristiche di far questo. Napoli ci ha pressato bene, abbiamo perso qualche pallone in più. Poi è chiaro che nel secondo tempo ho tentato di fare qualcosa di diverso fin da subito e c'è stata un po' di reazione, però poi si sono allungate le corse dei centrocampisti, si sono allungate le corse dei difensori perché si gioca più in campo aperto, riesce a far valere poi quel 2 contro 2 sui due difensori centrali, però poi per mantenere equilibrio e per riuscire a farli funzionare c'è da dividersi più campo per il resto dei calciatori, cosa che non siamo riusciti a fare. Buonasera, mister. Solo come mai la scelta di Icardi in panchina in una partita così importante? Perché Lautaro è un calciatore che viene un po' più addosso ai centrocampisti a palleggiare, ci si aspettava un Napoli che ci veniva poi a pressare, allora c'è da giocare qualche palla più sulla prima punta per riuscire a fraseggiare lì. Icardi è più bravo ad andare in profondità, è più bravo come finalizzatore dentro l'area, per quel motivo lì. Prego. Mister, mi scusi, le volevo chiedere se ritiene congrua, valutando la rosa delle due squadre, una differenza di 13 punti. Non lo so, questa è una valutazione che giusto facciate voi. Io ho tentato di fare sempre il massimo a qualsiasi allenamento e in qualsiasi partita. Poi se sono giusti, non giusti, se ci sono differenze che sembrano, l'anno scorso erano molti di più, per cui non lo so. Altre domande? Qui mister, buonasera, Marco Giordano, calciomercato.com. Per chiederle, lei ha appena detto che come tutti i professionisti dà il massimo ad ogni allenamento, il suo nome però è tra quelli lì che sembrano essere un po' più in bilico. Le chiedo se si rimprovera qualcosa in questo suo percorso all'Inter, se guardandosi indietro Spalletti dice, beh, questa cosa qui per esempio non l'avrei fatta. Non guardo indietro, non guardo indietro, guardo domani, è inutile guardare ieri. Non... Il tempo a pensare al tempo perso è ancora altro tempo perso. Grazie.